un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita! Appassionati di pallamano, siamo tornati, nuova puntata di Handball Talk. Io sono Matteo Aldamonte, subito un saluto al mio compagno di viaggio, a Pierluigi Di Marcello. Ciao Gigi! Ciao Matteo e ciao a tutti, ben risentito! E presentiamo l'ospite di questa settimana, andiamo in casa Pressano e andiamo dal tecnico dei gialloneri, Alessandro Fusina. Ciao Alessandro! Ciao Matteo, ciao Pierluigi, grazie! Ciao Sandro! Un saluto per tutti! Come ciao, va? Ciao Gigi! Come va innanzitutto? Beh, come stai? No, io sto bene, siamo qui a Pressano e stiamo bene, devo dire che ho ripreso quel lavoro così terminato, bloccato con il lockdown, con il Covid, la passata stagione. Abbiamo fatto un progetto con il Pressano diverso, mi fa piacere, nel senso che ci siamo trovati nell'idea di un ringiovanimento della squadra, di creare qualcosa di diverso con un programma più a lungo termine, si spera, anche se parlare di lungo termine in questo periodo mi sembra un po' paradossale. È complicato, sì, è vero Gigi. Esatto. Assolutamente, in questo momento si naviga a vista e mai come adesso, partita dopo partita, forse aggiungerei, perché spesso le partite vengono rinviate, quindi insomma stiamo un po' a vedere. È un campionato molto strano, si preannunciava, è stato per alcuni tratti molto bello, avvincente, adesso procede un po' a singhiozzi, no? Quindi come si vive la preparazione delle partite? Ma appunto il problema è proprio questo, nel senso che credo che all'inizio di stagione ci siamo forse un po' illusi un po' anche dall'entusiasmo di tornare in campo, però la realtà è che ogni società, ogni tecnico, ogni parco giocatori, diciamo, abbiamo lavorato con condizioni un po' limitanti, nel senso che il prestagionale è stato diverso da tutti gli altri, con poche partite magari a disposizione di preparazione, anche la programmazione degli allenamenti è sempre un po' così sul chi va là, nel senso che non può avere sempre la stessa settimana che puoi programmare in maniera tranquilla per tutte le cose che nel piano accadono e quindi riflettono anche un andamento così a singhiozzo, sia nella preparazione delle partite che nell'effettuazione delle partite stesse. Sì, tra l'altro il Pressano è stato, suo malgrado, protagonista anche di una delle situazioni forse più singolari, no? Con il rinvio della partita col Molteno, praticamente in corso d'opera siete arrivati fino a Molteno, poi l'avete scoperto nel riscaldamento. Ma sì, è stata una situazione molto, molto curiosa, però è tutto curioso purtroppo. Sì, quello che si guarda è la salvaguardia della salute. Certo. E quindi a buon viso cattivo gioco. Ma noi devo dire che è stato un po' strano tutto l'inizio del campionato, perché abbiamo fatto la prima giornata contro l'Espan, dove secondo me abbiamo disputato un'ottima partita, e dopodiché abbiamo rispettato il turno di riposo e poi abbiamo giocato dopo due settimane, credo. E abbiamo giocato con il Bressanone, poi ci siamo dovuti rifermare di nuovo per i vari rinvii e poi abbiamo fatto la partita di Trieste il mercoledì e tre giorni dopo abbiamo giocato col Conversano, dove è avvenuta la prima sconfitta. È un po' una situazione veramente difficile, non credo che tanti siano abituati a giocare ogni tre giorni, soprattutto per le condizioni di lavoro che abbiamo durante la settimana. Certo, e secondo te in questo contesto, diciamo, questo contesto ha influito poi anche sulla sconfitta
la sconfitta di sabato contro il Merano. Merano che tra l'altro era, credo, la prima partita che rigiocava poi con tutti gli effettivi rispetto alle partite precedenti, nelle quali oltre ai tanti rinvii aveva dovuto fare i conti poi con i vari giocatori in quarantena, giocatori che insomma aveva giocato delle partite con delle assenze. Sì, penso che abbia influito, ma sono tante le componenti. Io comunque sto cercando di avere un approccio diverso per questo campionato e credo che la cosa fondamentale sia portare a termine il campionato. È normale che con questi recuperi, con questi rinvii, ci saranno tantissime società avvantaggiate e svantaggiate a seconda della casualità del recupero o della caratura dell'avversario che deve andare a affrontare di settimana in settimana. Però credo che dobbiamo mettere un po' da parte tutte le nostre ambizioni personali di società e giocare quando è possibile giocare, perché ma parlo diciamo veramente a cuore libero, dobbiamo portare a termine la stagione per il nostro movimento, credo che sia il segnale più importante da dare. Gigi, è quasi un campionato di solidarietà nazionale, no? Possiamo dire così, per utilizzare un termine che fa parte della storia della Repubblica Italiana. Sì, ma guarda, inizia ad essere tutto surreale. Volevo chiosare innanzitutto la stranezza di quello che è accaduto a Bressano quando è arrivato a Molteno e poi è costretto a tornare indietro. Se uno vuole vedere l'aspetto positivo, per fortuna è dovuto arrivare solo a Molteno, perché se fosse successa la stessa cosa ma a Siracusa o a Conversano sarebbe stato ancora più, come dire, complicato tornare indietro a casa senza neanche discutere la partita. Ma battute a parte, in questo momento c'è per assurdo una speciale classifica delle squadre con più partite da recuperare, e questa speciale classifica è condotta al primo posto dal Merano, che ha 4 partite in meno. Al terzo posto c'è il Bolzano con 3 partite da recuperare, poi troviamo Bressano e Bressanone con 2, tutte le altre ad 1. Solo il Sassari e il Siracusa e il Trieste hanno disputato tutte le partite. Questa è, come dire, una curiosità che ci dà un po' il termometro di quante partite ci siano ancora da dover recuperare. Sabato scorso è stato il sabato con all'attivo solo 3 partite giocate, e la più interessante, sicuramente tra le più interessanti da queste 3 partite, quella del Merano e del Bressano. E per tornare alla pallamano giocata, io volevo chiedere a Sandro cosa è successo a Merano, perché ho visto la partita e il Bressano per assurdo fino al 15° del secondo tempo ha avuto la palla del più 2 palle, 2 volte la palla per andare sul più 2, poi probabilmente già i segnali c'erano durante il secondo tempo, perché sono aumentati i ritmi, tantissime palle perse, prestato il fianco alle ripartenze veloci, a Leo Frantner che vi ha fatto tanto male, 10 gol al suo attivo, e poi si è spenta definitivamente la luce evidentemente gli ultimi 15 minuti dove si è cambiata un po' l'inerzia della partita. Cosa ha visto? Quali sono state le indicazioni di Sandro? Ma no, le indicazioni no, le valutazioni. Le valutazioni, certo. Però mi piace più poetico rispetto che più analitico. Tu che sei il Gabriele D'Annunzio della pallamano italiana. Sì. Mamma mia, no, questa la utilizzeremo in telecronaca, questa qua, sicuramente. Conterraneo, abbiamo solamente la conterraneità insieme, come dire, la condivida. Esattamente, no, tu lo sai che noi abbiamo un rapporto di amicizia, sì, per cui mi posso permettere. Ma di assolutamente. Tornando alla partita a Merano, diciamo che è stata una partita costernata da tantissimi
tantissimi errori tecnici. Io non ho ancora analizzato la partita, però ne ho contati 6 primo tempo e 12 secondo tempo. Esattamente, sì, sì. Noi abbiamo avuto, è vero, 2 volte la palla del più 2, o una volta, non mi ricordo bene, sono 18-17, mancavano credo 12-13 minuti alla fine. Sì. E in pratica gli errori tecnici del secondo tempo non siamo andati neanche a tirare in porta, no, nel senso che se tu magari tiri in porta, magari il portiere deve recuperare il pallone, forse hai la capacità di rientrare su un contropiede velocissimo, ben fatto da un giocatore della qualità di Leo Prattner, ma noi abbiamo subito un parziale credo di 6-0 quando avevamo il piglio della partita in mano. Sì, devo dire che devo un po' risalire a inizio di stagione alla composizione della mia squadra. Io sto giocando con giocatori nei ruoli chiave, fondamentalmente escludendo dal lago, sono molto giovani. Shep Dainese sono del 99, è un Fadanelli, ha 18 anni, Argentina non è vecchio, è del 95 credo, per cui sai meglio di me che in determinati momenti di una partita serve anche saper avere quell'esperienza per saperla leggere e dettare i giusti tempi. La cosa positiva che mi piace di questa squadra, che viaggia comunque ad alta velocità, però bisogna anche saper ogni tanto mettere la palla a terra e ragionare, cosa che è lo scotto che pago per avere una squadra così giovane. Questo credo che sia l'analisi, non so, al momento che mi viene più fresca rispetto alla sconfitta. Sandro, restando in tema di giovani, hai citato Fadanelli, non voglio arrivare ai 99, resto nella categoria dei millennials. Fadanelli, avete affrontato Rovatin con Trieste, che fa parte anche lui della nazionale under 18. Prantner ne ha fatti 10 contro di voi nella partita scorsa. Hai allenato Kaja, che sta facendo un gran campionato a Siena. Ce ne sono diversi in questo campionato che si stanno mettendo in evidenza. Insomma, si conferma questo buon trend, questo trend positivo anche in chiave azzurra, poi, no? Ma io ho visto che ogni società, almeno del campionato italiano, ha almeno uno o due giovani di questi Nardin a Sassari, anche mi viene in mente. Nardin a Sassari, esattamente, che stanno vivendo da protagonisti in prima persona questo campionato. È normale che se vogliamo fare passi in avanti, noi tecnici saremmo dei folli a non impiegarli. Io, oltre a Fadanelli, sto giocando con un pivot, e voi sapete benissimo, Gigi, correggimi se sbaglio, che portiere e pivot sono dei ruoli fondamentali. Sto giocando con Sontacchi, che ha 17 anni. Vero, vero. Per cui credo che, ritornando a quello che stavo dicendo prima, saremmo dei folli se non li impiegassimo. Rimanere tutto con i soliti noti, sappiamo dove ci ha portato. Quindi se vogliamo osare, dobbiamo mettere a disposizione questi giovani talenti che abbiamo. Ma non pomparli troppo, nel senso che troppe luci, troppi fari puntati, secondo me non sono così tanto positivi, nel senso che le aspettative ci sono, sappiamo che c'è un buon materiale, però bisogna stare con i piedi a terra, perché, come ho detto prima, diciamo nella casualità dell'argomento di prima, del blackout del Bressano negli ultimi 10 minuti, potremmo incorrere anche al fatto di bruciare questi ragazzi, che hanno bisogno di tempo, i giovani li devi sapere aspettare. Sei d'accordo, Gigi?
Ma sì, io credo che molte società facciano di necessità virtù, perché poi vedi, ognuno ha il suo punto di vista, no? Cioè, credo che le società che si possano permettere giocatori più maturi molto probabilmente prendono giocatori più maturi. Chi invece dietro delle scelte societarie, ma anche dietro delle necessità societarie, si sceglie la linea green, questo spesso e volentieri è una cosa nobilissima che porta dei risultati, ma porta con sé anche dei rischi. Quindi insomma, ogni società è libera e sa perfettamente quale linea scegliere, quali sono gli allenatori più adatti alla linea che sceglie e che porta la società avanti, e poi si inizia a giocare. Insomma, voglio dire, è un campionato che è vero, ha tantissimi giovani, ma c'è anche chi accanto a questi giovani fa delle scelte molto più mature, tipo un Vieira, tipo un Ciutura, tipo insomma, tutti i giocatori che hanno da un bel pezzo superato i 20 anni e che comunque fanno ancora la differenza e riescono a poter magari insegnare tanto ed essere da esempio anche a ragazzi promettenti da aspettare, con delle ottime qualità, ma sicuramente molto più giovani e spesso ovviamente inesperti. Sandro, anche su questo, no, cioè... vai. Sicuramente sono d'accordo, nel senso che non voglio essere frainteso, se io avessi la possibilità di portarmi i giocatori che fanno parte della mia idea di gioco, anche se hanno 40 anni, certo, ma c'è, anzi aiutano anche i giovani a crescere, chiaro. Esattamente. Lo scorso anno a Siena io avevo portato un Fobio, un Radovcic, giocatori con tantissima esperienza e qualità, che almeno per la parentesi che ho avuto la scorsa stagione fino a gennaio, la dimostrazione era che su 11 partite avevo 9 vittorie e 2 sconfitte, assemblata a tantissimi altri giovani ma anche stranieri di valore, Josefine Zad, lo stesso Nelson che sta facendo benissimo quest'anno a Conversano. Quindi sono d'accordissimo con il tuo ragionamento, lì dobbiamo vedere sempre gli obiettivi e la potenzialità di la società. Che idea ti sei fatto in generale dopo queste prime 9 giornate? Qualcuno ne ha giocata, come diceva Gigi, qualcuno è meno, però intanto che idea ti sei fatto già prima quest'estate? Perché c'è stato un mercato come non ne vedevamo, credo, da diverso tempo, per vari fattori, a mio parere. Sì. Diciamo che ci sono determinate squadre che hanno puntato decisamente a un obiettivo, quello della vittoria, altre squadre invece per forza di cose sono state costrette a cambiare, a rimodellarsi, mi viene in mente Conversano, dove sono state tante le partenze, lo stesso Dujano, però o vuoi per tradizione, vuoi sicuramente per tradizione, ma anche per capacità organizzative da parte di queste due società, parlo di Bozzano e Conversano, si ritrovano sempre lì ai vertici, c'è poco da dire. E poi ci sono Sassari, apertamente si è dichiarata, ci ha fatto bene già la passata stagione così interrotta, e quest'anno decisamente puntato a ottenere qualcosa di importante, un obiettivo importante, e lo stesso Cassano, anche Bressanone, queste due le metto anche a inizio di stagione tra le primissime, voglio dire. E poi c'è tutta una serie di società, tra le quali Bressano, Trieste, non so, Gigi aiutami, vai, sei andato bene, Siena sembrava puntare decisamente su una squadra giovane, però si è presa 3 giocatori da Marrocchi, voglio dire, con lo stesso Nikosic che era con me
quest'anno e l'anno scorso a Bressano. Quando tu fai degli acquisti del genere, diciamo che si aumenta anche le aspettative, gli obiettivi, giusto? Credo che sia così. E poi, niente, ero sicuro che sarebbe stato un campionato equilibrato. La dimostrazione è che veramente tutti quanti possono vincere con tutti, dentro e fuori casa, anche perché non c'è l'apporto del pubblico, almeno è stato veramente poco numeroso per via delle restrizioni. Io credo che ci sono squadre, anche se magari quelle che hanno pochi punti, però le hanno giocate tutte quante le partite. Vedo Cingoli, vedo lo stesso Molteno, anche Fasano. Fasano che è tra le grandi decadute, ma anche Fasano ha fatto un progetto completamente nuovo. Per me sono tutte partite da leggere e che vanno interpretate. Per esempio, ti volevo fare una domanda. Tu che sei un attento osservatore e hai sempre delle ottime chiavi di lettura, quanto ha pesato la partenza di Lazarevic a Bressanone rispetto a questo stacco anche di risultati tra l'anno scorso e quest'anno? Ma io credo che nell'equilibrio proprio della squadra, no? Perché magari una partenza di Lazarevic ci sono ridotti anche gli spazi per Di Giulio, piuttosto come un bocca da fuoco. Qual è la tua idea? Ma io penso questo, sicuramente il giocatore, le capacità del giocatore di un Lazarevic, cioè, non si discutono. È chiaro che lì è stata una situazione un po' così improvvisa, adesso non so le motivazioni per cui Lazarevic non sia rimasto a Bressanone, le posso intuire, penso che sono problemi personali, per cui però credo che comunque Bressanone si ha portato dentro, rispetto all'anno passato, un certo Amato, che sta giocando bene, direi, un difensore, uno specialista difensivo come i Balli. Credo che abbiano operato in maniera... San Paolo in porta. San Paolo, non lo dimentichiamo. No, quello era l'ultimo. Ma non per ordine di importanza. Come ciliegina sulla torta. Esattamente. Io credo invece, secondo me la mia lettura è un po' diversa, nel senso che Ciutura ha impostato un certo tipo di gioco l'anno scorso e probabilmente poteva essere anche una sorpresa, quindi gli avversari stanno iniziando a prendere le contromisure. Credo che si faccia questo tipo di lavoro, almeno dalla parte tecnica. Poi anche Bressanone ho visto che non è che le partite che ha perse in maniera disarmante, le ha perse lottando fino alla fine, poi un vincitore ci deve essere. Bah, Sandro, siamo andati proprio lisci come l'olio, alla grande. Grazie alla poetica di Gigi. Sì, è vero, al di Marcellismo. Gigi. Bene. Scriverò un libro e vi metterò stiamo andando fuori controllo adesso. Grazie Sandro. Ma allora qui ti stai parando, no? Certo, assolutamente, non riesco a smettere. Ma stai parando, non stai giocando. Stai parando. Io ti ho detto non riesco a smettere. Poi chiaramente sono la mano. Grazie Sandro, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Ciao Sandro, un abbraccio, è sempre un piacere. Ciao. 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 E allora grazie ad Alessandro Fusina, solo due rapidissime note di servizio. Gigi, intanto è ufficiale, sono ufficiali due rinvii per quanto riguarda il campionato di Serie A Beretta maschile. Non giocheranno Siena Bressanone e il big match Sassari Bolzano, questo ci dispiace, speriamo di poterlo recuperare al più presto, e non giocherà neanche la nazionale italiana, che avrebbe dovuto affrontare la Bielorussia
in trasferta per le qualificazioni europee e a Zurich avrebbero dovuto però osservare la quarantena al rientro da Minsk e dunque la partita non si giocherà. E invece per quanto riguarda il campionato italiano, in relazione al decreto che è uscito nel fine settimana, che è uscito domenica, della Presidenza del Consiglio, ci sono tutte le indicazioni su chi può giocare, chi non può giocare, che sono contenute nella circolare che è uscita sul sito federale fgh.it. Queste erano doverose informazioni di servizio. Sì, rimaniamo aggrappati alla positività, comunque rimaniamo positivi, anche se in questo momento è un termine, mai come in questo termine e in questo periodo essere positivi è negativo, no? Per giocare un po' con le parole, però sì, dobbiamo cercare di andare avanti, dobbiamo cercare di pensare che possiamo riuscire a portare a termine questo campionato, perché sicuramente ci riserverà delle bellissime partite e un ottimo, come dire, un'ottima qualità fino all'ultima giornata. Grazie Gigi. Grazie a te Matteo, un abbraccio e alla prossima. E grazie a voi che avete scelto anche questa settimana di ascoltare Handball Talk. La settimana prossima, buona palla a mano a tutti. Ciao! Il tiro è un gol pazzesco, una rete incredibile! Coniglio tirato fuori dal cilindro! Un gol pazzesco! È finita così, è finita, non c'è fallo, è finita!